Amici di Radio News 24, ben ritrovati su Live Social, amici di YouTube, ben ritrovati anche voi, il programma più social che ci sia. Questo lo dico non solo per le nostre piattaforme Facebook, Instagram e appunto YouTube, dove ci potete trovare anche adesso, amici che ci state seguendo in radiofrequenza, appunto dai social. Non solo per questo, ma anche perché con noi ci sono sempre tanti amici e tanti ospiti a venirci a trovare e a raccontare un po' dei loro mestieri e le loro professioni. Allora oggi diamo il benvenuto a Gianluca Emilio Visconti. Ben trovato Gianluca. Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito. È un piacere, come stai? Tutto bene? Bene, grazie. Perfetto, allora oggi parleremo della tua attività, parliamo di un'attività storica, mi hai già annunciato. Esatto. Un'attività che porta il tuo nome, la Visconti SRL, esatto. Giusto? Ma senti, raccontami un pochino prima di entrare nel dettaglio e raccontarci un po' i servizi che offrite. Come nasce questa azienda? Questa azienda nasce ormai più di 50 anni fa per opera di mio padre alla fine degli anni 60. Ed è costantemente presente nel mercato aziendale, nel mercato immobiliare, mi dicevi? Edilizio. Sì. Quindi nel mercato edile da più di 50 anni. Attualmente ha cambiato denominazione da un po' di anni e è diventata semplicemente Visconti SRL e viene seguita da me e da mio fratello Roberto. Ok, quindi insomma l'avete presa in mano voi? L'abbiamo presa in mano noi, abbiamo trasferito la forza lavoro, i materiali e i macchinari e il know-how in modo innovativo. Avete fatto un upgrade? Abbiamo fatto un upgrade. Un Visconti SRL 2.0, diciamo del così. Genere. Ok, perfetto. Allora io comincio a dare i tuoi contatti agli amici che sono in ascolto, che ci stanno seguendo appunto adesso su internet. Potete telefonare al numero 0276 110 110. Potete trovarli in Corso Indipendenza 6 a Milano, oppure sul sito web www.viscontifondazioni.it, e poi l'indirizzo email è viscontisrl@fastwebnet.it. Adesso entriamo un po' nel merito. Abbiamo detto che lavori nel campo dell'edilizia, però in un modo che non ho tra l'altro mai riscontrato, insomma un campo nuovo, okay, per me, quindi sono molto curioso di sapere cosa hai da raccontare. Sì, è vero, è un campo che magari non è conosciuto da tutti. Noi facciamo fondazioni profonde. Spiegami un pochino cosa si intende per fondazioni profonde. Profonde vuol dire che quando abbiamo da costruire un edificio o una qualsiasi cosa, bisogna prima analizzare il terreno con dei sondaggi. Quando si viene riscontrato che il terreno non ha la capacità portante, quindi non saprebbe, non potrebbe reggere il peso del costruito, interveniamo noi consolidando il terreno con dei pali vibroinfissi nel terreno proprio, consolidandolo e dando la possibilità di completare la costruzione. Perfetto, quindi in soldoni riuscite ad abilitare un terreno dove si vuole costruire qualcosa, a seconda delle costruzioni poi immagino ci sia un tipo di lavoro da fare piuttosto che un altro. Esatto, esatto così. Il passaggio principale della nostra fase lavorativa è capire che tipo di terreno abbiamo di fronte. Una volta, questo certamente con l'aiuto di professionisti come geologi, gli ingegneri a questo punto valutano in funzione di questo il come intervenire in riferimento alle portate, quindi al peso stesso dell'edificio, che può essere un edificio industriale piuttosto che un edificio civile o quant'altro. Quindi insomma tra le variabili più importanti abbiamo la consistenza del terreno. Esatto. E soprattutto poi il prodotto che si vuole poi andare a realizzare, giusto? Esatto, è in funzione di questo, quindi anche i dimensionamenti sono in funzione di questi due parametri. Ok, poi immagino ce ne siano miliardi di altri. Sono perché mille variabili, chiaramente, e si in corso d'opera poi si affrontano con i professionisti e si trova sempre la soluzione. Ecco, da questo punto mi viene una domanda. Sì. Esiste un terreno su cui non si può mai costruire? No, perché Venezia ci dimostra che si può costruire anche sull'acqua.
esiste invece terreni dove magari questo nostro intervento non è necessario. Non in tutti i cantieri bisogna palificare, quindi consolidare il terreno in questa maniera. Ci sono terreni in cui ti faccio un esempio, terreni sì. Rocciosi, quindi non è necessario. È sempre però in funzione di cosa ci vai a costruire. Certo, poi comunque immagino che comunque un controllo sul terreno sia sempre bene farlo prima di partire. È obbligatorio, il controllo sul terreno, la normativa va fatto. Perfetto. E senti Gianluca, a questo punto abbiamo parlato dei servizi che offrite, ma a chi è che vi rivolgete? Avete delle specialità magari per quanto riguarda le costruzioni, oppure sia pubblico che privato, piuttosto che industrie, piuttosto che palazzi? Ok, allora noi lavoriamo solo col privato, non lavoriamo col pubblico, e diciamo l'80-85% della nostra produzione si rivolge a costruzioni industriali. È una cosa che è andata da sé, ci siamo trovati forti su quello, e costruiamo meno sul residenziale, ma per richiesta. Di solito noi siamo appunto contattati o da altre imprese edili che non fanno questo specifico intervento, per cui hanno bisogno di subappaltare a noi questa parte lavorativa, altrimenti sono direttamente, può succedere direttamente gli stabilimenti, le industrie, le compagnie, le società che decidono di assegnare questi tipi di lavorazione direttamente, avere un diretto contatto con le varie imprese, talvolta anche privati che hanno bisogno anche di piccoli lavori, come una azienda agricola che ha bisogno di ampliamento, oppure un privato che ha bisogno per la propria casa da costruire, il nostro intervento. Perfetto, senti, questo qui è sicuramente un momento storico molto particolare, quello del Covid ha influito in qualche modo sul vostro lavoro? No, nel senso che chiaramente è possibile che ci siano degli strascici futuri. Per adesso devo dire che è stato solo un interrompere quello che si stava finendo. Così è stato quando abbiamo ripreso dopo il primo lockdown. Adesso riusciamo a produrre anche perché il lockdown è più blando. Però dal punto di vista realizzativo stiamo procedendo più o meno normalmente. Perfetto, allora ti faccio un enorme in bocca al lupo Gianluca, ovviamente anche a tuo fratello. Grazie. Non mi resta che ricordare ai nostri amici all'ascolto che ci stanno guardando adesso su YouTube i tuoi contatti, quindi prendete carta e penna amici che state ascoltando, perché il numero telefonico è presto detto 02 76 11 0 11 0. Li potete trovare in Corso Indipendenza 6 a Milano, oppure virtualmente sul sito web www.viscondifondazioni.it, e l'indirizzo email è viscontisrl@fastwebnet.it. Gianluca, grazie per essere stato qui con noi. Grazie per voi. Amici di Radio News 24, amici di YouTube, amici dei social, ovunque dove ci state guardando, noi ci prendiamo un attimo di pausa, ma torneremo prestissimo a raccontare un po' più nello specifico questo tuo lavoro così tecnico, ma anche affascinante in un certo senso. Grazie. Quindi grazie per essere stati con noi, noi ci prendiamo un attimo di pausa, ma torneremo prestissimo. Buona continuazione e a presto. Live Social.